gravità, attese e sovraffollamento al pronto soccorso del Santo Spirito di Pescara, indagati i vertici della ASL. Teramo, calano i furti nelle case, più controlli e massima attenzione dei carabinieri contro le bande di ladri. Scuola, emergenza Delfico, consiglio comunale straordinario domani a Teramo. Il 15 novembre gli studenti abruzzesi manifesteranno per una scuola migliore. A Pescara combattere la povertà educativa con il progetto Artemide, laboratori gratuiti per i ragazzi e seminari per i genitori. Buonasera dal J News, apriamo con la cronaca. È morta la donna di 83 anni che era a bordo della Peugeot che sabato scorso è finita contro la rotonda nella zona di Villa Mosca. Alla guida della vettura c'era un'altra donna di 70 anni, erano dirette verso Castrogno quando la vettura ha colpito prima il marciapiede e poi è finita contro la rotonda. L'incidente si è verificato intorno alle 9 e non ha coinvolto fortunatamente altri mezzi. Le due occupanti dell'auto sono apparse subito gravi, soprattutto la 83enne che quest'oggi, questo pomeriggio purtroppo è deceduta. La cronaca ancora, perché a causa di attese e sovraffollamenti al pronto soccorso dell'ospedale civile di Pescara sono stati emessi 5 avvisi di garanzia da parte della Procura della Repubblica che ha indagato sui vertici della ASL. Vecchi e attuali sono il risultato delle criticità denunciate e mai affrontate dalla politica, il commento dell'ex vicepresidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari. Ci dice tutto Ferruccio, benvenuti. 5 le informazioni di garanzia della Procura della Repubblica di Pescara che sta indagando sul sovraffollamento del pronto soccorso all'ospedale civile Santo Spirito. Destinatari l'attuale direttore generale della ASL Pescara, Vero Michitelli, il suo predecessore, Vincenzo Ciamponi, l'ex direttore sanitario, Angelo Caponnetti, il dirigente, Valerio Fortunato e Rossano Di Luzio, attuale direttore sanitario. I reati contestati vanno dall'omissione di atti d'ufficio all'interruzione di pubblico servizio e all'abbandono di persone incapaci, conseguenti alle lunghe attese in pronto soccorso con pazienti abbandonate per ore sulle barelle, addirittura dicono per giorni. Episodi denunciati in più esposti di pazienti, parenti, ma anche a più riprese dal consigliere comunale Domenico Pettinari. Un'inchiesta, 5 avvisi di garanzia che, se vogliamo, confermano quanto lei ha denunciato in 2 esposti e soprattutto nel dossier del febbraio 2023. Sì, intanto noi abbiamo fatto tantissime conferenze stampa e detto queste cose in tante manifestazioni che abbiamo organizzato di fronte al pronto soccorso di Pescara. E proprio il 4 febbraio del 2023 noi abbiamo depositato un dossier dettagliatissimo su tutte le criticità, le problematiche del pronto soccorso di Pescara, che poi ho provveduto, allora ero vicepresidente del Consiglio regionale, a trasmettere alla Procura della Repubblica. Io ho sempre individuato nelle mie battaglie degli anni trascorsi nelle responsabilità politiche, nella gestione politica, la gestione fallimentare, la gestione programmatoria. Se la politica aumentasse o avesse aumentato il numero dei posti letto e se la politica avesse incrementato il numero del personale, se la politica avesse potenziato la medicina territoriale non solo e potenziato gli ospedali minori, non avremmo di questi problemi, perché 80.000 accessi annui all'interno del pronto soccorso di Pescara significa avere più accessi del Sant'Orsola di Bologna e quindi questo non è più gestibile in questo modo. Parliamo ancora di sanità. Una buona notizia riguarda il comune di Elice, perché dal prossimo 1 dicembre riavrà il medico di base, ma il consigliere regionale Antonio Di Marco, che aveva sollevato il problema, fa notare che ci sono ancora molti altri piccoli comuni in Abruzzo che non hanno il medico di base, il servizio.
Risolto dalla Regione il problema che ha interessato in questi mesi il territorio di Elice nel Pescarese, che era in attesa di avere un medico di base. A fine ottobre l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì era stata categorica. I cittadini di Elice avrebbero dovuto rivolgersi al medico di base di realtà limitrofe. La questione era stata sollevata dalle forze politiche di opposizione pronte comunque a collaborare. In modo particolare il consigliere regionale del PD Antonio Di Marco, che aveva avuto l'estate scorsa anche un incontro con i residenti di Elice. Il presidente Marsiglio ha voluto dare un cenno di riscontro alle preoccupazioni che a me erano state segnalate dai cittadini di Elice, ma che noi come comunità politica abbiamo voluto anche trasformare in un atto di collaborazione istituzionale. Alla fine, insomma, per Elice il problema del medico di base è stato risolto, ma resta la questione che riguarda anche altri comuni abruzzesi. Oggi ci viene comunicato ufficialmente che dal 1 dicembre ci sarà un medico assegnato a Elice e quindi arriverà il nuovo medico di base a Elice, che conta 1600 abitanti. Io ho voluto evidenziare che una rondine non fa primavera, perché in effetti il problema esiste in Abruzzo per 60.000 utenti che sono privi di medico di base. Questo segnale importante, che incoraggia anche l'attività istituzionale, a mio giudizio, come ho detto al presidente Marsiglio, occorre mettere in piedi una task force che si occupi esattamente di come dare possibilità agli utenti che abbiamo in Abruzzo privi del medico di base di averne uno proprio e che sia di prossimità, perché abbiamo cittadini che hanno varie precarietà, non solo anziani ma anche ragazzi, che hanno bisogno di essere in qualche modo seguiti da vicino. Quindi oggi una giornata molto positiva che va nel segno della collaborazione istituzionale, e ritengo che la comunità di Elice sia ben lieta di sapere che la Regione Abruzzo, più che il presidente Marsiglio, ha voluto tendere la mano a un territorio che da tempo evidenziava le proprie criticità dal punto di vista della salute pubblica. Calano i furti negli appartamenti a Teramo, resta alta però l'attenzione da parte delle forze dell'ordine, aumentano i controlli e soprattutto massima attenzione nei confronti di alcune bande. Vediamo il servizio di Dorotea Mazzetta. Diminuite le truffe ai danni degli anziani e anche i furti in appartamento, che però destano forte allarme sociale, ma la Guardia dei Carabinieri resta alta soprattutto per individuare le bande che sarebbero responsabili di tali furti. La guardia resta alta, è chiaro, come ho ripetuto già in altre circostanze, che dopo l'abbattimento forte che abbiamo avuto in merito alle truffe in danno di anziani, che era un odioso reato che colpiva fortissimamente questo territorio, ora siamo fortemente impegnati nel prevenire il più possibile, perché l'azzeramento sarà sempre impossibile, però nel prevenire il più possibile i furti in abitazione, che creano parecchio allarme sociale. E l'impegno è forte, lo stiamo attuando in tutta la provincia, i dati ci danno, per quanto purtroppo il fenomeno sussista ancora, però ci danno in questo momento ragione in termini preventivi, perché gli episodi sono fortemente calati, tuttavia l'impegno resta costante e finalizzato anche a cercare di individuare le varie bande che purtroppo attaccano questo territorio, perché abbiamo varie presenze, sia stanziali riconducibili a determinati gruppi etnici, sia eventualmente bande che provengono da zone attigue più organizzate. Mi riferisco soprattutto alla Puglia e alla Campania. Il monumento ai caduti di Nassiriya si trova proprio in alcuni giardini di Teramo, in prossimità di Piazza Garibaldi, dove i carabinieri sono spesso impegnati per mantenere la legalità. Questa spesso è una piazza anche di spaccio. Assolutamente, simbolicamente abbiamo questo momento proprio in uno dei giardini che è attiguo a Piazza Garibaldi, dove da tempo insieme a tutte le altre forze di polizia stiamo attuando una politica di alto impatto, di alta presenza, in modo da ripristinare le condizioni di sicurezza per la comunità teramana, badando non solo ad aspetti eventualmente repressivi o preventivi, ma anche a la possibilità di un eventuale reinserimento sociale di soggetti che molte volte gravitano intorno a queste piazze. E se a Teramo i furti negli appartamenti sono in calo, invece nel Chietino purtroppo da un paio di mesi sta imperversando una banda, soprattutto nella zona di Villa Reale e in altre realtà del Teatino. Il servizio.
Zona Villa Obletter, più nota come Villa Reale, zona periferica collinare di Chieti, dove da mesi ormai imperversa una banda di ladri. La segnalazione allarmata di un residente. I primi avvenimenti sono accaduti quest'estate, pensavamo fossero dei casi sporadici, invece sono casi che si prolungano, tra l'altro sono dei furti che avvengono anche di giorno, con la presenza addirittura dei proprietari in casa, quindi questi sono personaggi che non hanno timore e spavaldamente entrano, scassinano. Avete idee di chi si tratti? Dovrebbero essere, qui ricadiamo nella banalità, però purtroppo dall'accento che hanno dell'Europa dell'Est, hanno visto che ne erano perlomeno in tre. Presi di mira democraticamente, si fa per dire, abitazioni dei comuni di Chieti, Torrevecchia Teatina e San Giovanni Teatino. Le uniche cose che si possono fare sono quelle di installare, stare più di installare dei sistemi di allarme, di sicurezza e di stare un po' più attenti. Ci sono dei gruppi WhatsApp dove ci si scambiano segnalazioni e si sta attenti. Qualcuno ha detto che ha visto un Alfa 147 grigia. Ci sono donne che per rientrare in casa dal lavoro aspettano l'arrivo del marito. Non solo sistemi d'allarme, purtroppo, ma in qualche modo bisogna anche reagire. È successo che abbia sparato in aria come deterrente per farli fuggire. Purtroppo questa è una famiglia, è una coppia di anziani sola in casa, avendo il fucile. Purtroppo l'ha trovato come l'unico rimedio possibile per potersi difendere. E il problema è che la tensione all'interno della comunità aumenta, ci sono delle persone, io ho parlato con delle signore che hanno paura a restare da sole in casa, io stesso la sera se sento un rumore fuori casa devo uscire a controllare. Danilo Primiterra, come presidente dell'APS Villa Reale in Cammino, ha scritto una lettera aperta al prefetto Gaetano Cupello. È un appello più che altro, perché come ribadisco non credo che ci siano tante disponibilità, quindi il prefetto dovrà fare uno sforzo per contrastare questa serie di furti. Consiglio comunale straordinario domani a Teramo per affrontare il tema che riguarda il Delfico, il convitto Delfico, ma anche la situazione di altre scuole sul territorio. Vediamo. È in programma domani a Teramo il Consiglio Comunale straordinario sulle scuole chiesto dalle opposizioni. Alla base della richiesta della minoranza, l'emergenza che si è creata a seguito del sequestro del Delfico e la situazione generale degli istituti scolastici teramani di proprietà del Comune e della provincia di Teramo. Beh, noi l'abbiamo chiesto perché la situazione è stata, diciamo così, una goccia che ha fatto traboccare un vaso. La vicenda del Delfico, sì, è stata quasi un tocco finale a una decadenza e a un isolamento della nostra città devastante. E quindi abbiamo subito attivato questa cosa, che in democrazia è una cosa normale. Io ricordo che sui due episodi, forse su due, diciamo, cose un po' più importanti della nostra città, l'ospedale e questo discorso delle scuole, il Consiglio Comunale l'abbiamo chiesto noi come minoranza, perché c'è questa grande difficoltà assurda di non discutere nel consesso che è deputato proprio a questo, e quindi si fanno interviste, selfie, inaugurazioni, di tutto di più, si parla, si dice tutto il contrario di tutto, e noi invece vogliamo che questa cosa i cittadini la vivano direttamente, perché ha colpito quella del Delfico direttamente i cittadini e le famiglie, oltre 1000 famiglie. Quindi noi vogliamo che la cosa sia pubblica, formale. Voi della minoranza come la leggete la situazione? Noi la vediamo molto male, perché diciamo è emblematico del fatto che qui non si è lavorato con una visione strategica, una visione di organica sul discorso delle scuole, che sono una cosa importante, ma che sul discorso di tutte le opere pubbliche, tutti gli edifici pubblici sono praticamente fermi. E questo la vediamo male, perché i cittadini, cioè oggi perdere le scuole dal nostro centro vuol dire veramente dare il colpo finale, ma soprattutto dare un segnale che questa città non esiste più. Col prossimo servizio parleremo ancora di scuola, di un modello di scuola diverso, moderno, di un modello di diritto allo studio che purtroppo in Abruzzo è fermo dal 1974. Il prossimo 15 novembre l'Unione degli Studenti manifesterà proprio a Teramo.
Il 15 novembre, a partire dalle 9 a Teramo, in Largo San Matteo, ci sarà una manifestazione regionale degli studenti organizzata dall'Unione degli Studenti. Sì, infatti noi in tutta l'Abruzzo scenderemo in piazza, tra le città ci sarà anche Teramo, per chiedere un nuovo modello di scuola, un nuovo modello di diritto allo studio che nella nostra regione è ferma dal 1974. Scenderemo qui a Teramo per chiedere comunque vari interventi a partire dalla didattica, che spesso vari studenti sono lamentati che non hanno i laboratori, a partire dal musicale, l'alberghiero e così via, oppure per il fattore di come abbiamo ancora una didattica frontale. Toccheremo il tema dell'edilizia che nella città di Teramo, dopo l'ultimo caso del Delfico, sta andando sempre più a prendere quasi tutte le scuole superiori, in quanto nell'ultimo periodo non ci sono stati interventi strutturali, abbiamo scuole fatiscenti che cadono a pezzi e non è possibile svolgere una didattica in questo modo. Insomma, nel mondo della scuola i problemi sono tantissimi, sia locali che nazionali. Sì, assolutamente, questa manifestazione si svolgerà a livello nazionale, proprio come Unione degli Studenti, per rispondere comunque a tutto quel modello di scuola che anche il ministro Valditara e i precedenti governi stanno portando avanti. Vediamo in continuazione comunque repressioni di noi studenti e studentesse e non tolleriamo più una situazione del genere, vogliamo riprenderci i nostri spazi e poter decidere sui il nostro futuro. Combattere la povertà educativa con progetti mirati sono quelli che mette in campo l'associazione Artemide, il progetto Artemide per l'esattezza, che nasce con la collaborazione del Comune e l'associazione didattica teatrale. Verranno istituiti dei laboratori didattici, dei laboratori gratuiti per le scolaresche e verranno organizzati dei seminari per i genitori. Vediamo. Presentati i primi sei incontri a tema fino a dicembre di Artemide, artefice del tuo futuro, il progetto di educazione per il contrasto alla povertà educativa. Il progetto Artemide è rivolto non soltanto al mondo della scuola ma anche alla comunità educante. Mi ha colpito per essere veramente un progetto completo e è un progetto che stimola la creatività dei nostri giovani. Sappiamo oggi quanto la loro creatività, ma in generale le relazioni umane tra loro, siano messe in crisi dal mondo digitale e dal mondo dei social, e il progetto Artemide propone laboratori di creatività, di arte, di teatro, di storytelling, di cinema, di incontri, e è volto proprio a ridare valore ai rapporti umani e interpersonali tra i nostri giovani. Luoghi, soggetti coinvolti? Allora, le scuole della città, ci sono già alcune scuole che hanno aderito, ma noi, la nostra intenzione è quello di diffondere ancora di più il progetto nelle scuole, sia gli studi comprensivi che le scuole superiori, e gli incontri si terranno per la comunità educante qui proprio nella sala consiliare e nel mese di novembre e nel mese di dicembre. Al lancio di Artemide sono intervenuti tra gli altri il sindaco Carlo Maci, l'assessore alla pubblica istruzione Valeria Toppetti, Roberta Pellegrino, responsabile del servizio programmazione sociale e misure straordinarie per il welfare del comune di Pescara. Questo è un progetto interamente finanziato dai fondi PNRR, quindi ancor più virtuoso, e veramente un grande grazie alla ideatrice Serenella Di Michele per aver portato nella nostra amministrazione, nella nostra città, un progetto che appunto è perfettamente in linea con i bisogni non soltanto del nostro paese ma evidentemente del nostro contesto europeo e mondiale, l'emergenza educativa. La settimana scorsa è nato ufficialmente il progetto Riviera del Gigante, che mette assieme 7 comuni della costa teramana. Per il comune di Roseto, che ha sposato subito questa importante iniziativa, l'obiettivo adesso è quello di incrementare le presenze turistiche straniere. Fabio Talamonti. Con la nascita del brand unico per la costa teramana, denominato Riviera del Gigante, si può cominciare a progettare il futuro in sinergia delle 7 sorelle, da Martinsicuro a Silvi, passando per Roseto. Investire tanto sul marketing, uno dei punti cardine del marchio, oltre a diffondere il prodotto mare del litorale teramano. Per il comune rosetano, uno degli obiettivi primari sarà quello però di aumentare le presenze straniere, come conferma l'assessore al turismo Annalisa Del Pidio. Lavorare in squadra con tutti e 7 comuni è stato veramente una grande soddisfazione. È un lavoro che parte già da un anno con l'unificazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno. Obiettivo era creare questo brand unico, ma questo è solo il punto di partenza, perché non basta un brand, bisogna poi mettere in campo tutte le azioni per promuovere il nostro territorio. Quindi la Riviera del Gigante è un ottimo punto di partenza, quindi abbiamo tanto lavoro avanti
e tanti obiettivi da raggiungere. L'obiettivo primario è sicuramente quello di aumentare le presenze sulla costa. Sì, perché la Costa Teramana regge, ma dobbiamo fare un più, dobbiamo aumentare la presenza soprattutto degli stranieri, quindi delle presenze internazionali, che diciamo che la percentuale è intorno al 15%, e quindi dobbiamo aumentare questa percentuale, quindi non fermarci e lavorare per la promozione del territorio, del mare e della montagna. Quindi la Riviera del Gigante serve anche a questo, perché adesso il turismo è un turismo più esperienziale, quindi utilizziamo tutte le nostre risorse e le nostre potenzialità. Termina qui questa edizione del J News. Tra poco le previsioni meteo di Marco Di Loreto. Restate con noi perché c'è lo sport con Luca Di Credico. Arrivederci.